al Candy Barbecue Antoniello. Oggi cosa facciamo? Cosa c'è sul tavolo? C'è la moca, ce la siamo dimenticata, non facciamo la moca, quindi la moca qua, ma poi la facciamo sparire, sparita. Allora, prima cosa che vediamo sul tavolo è che oggi abbiamo artiglieria pesante, quindi niente pollo, niente bistecchini, niente bocconcini. Abbiamo qualcosa che volevo fare da tanto tempo e oggi proviamo. Ma chi arriva? L'assistente Pelle di Luna, e già ti ho dato un indizio, vieni. Ecco qua, cosa hai in mano? Cosa hai qua? Un'ascia. Un'ascia che si chiama Tomahawk. Questa è la Tomahawk degli indiani, che mettiamo via. E questa è la Tomahawk che noi oggi cucineremo. Che ne pensi? Prima informazione di base, molto importante. La Tomahawk, il taglio della Tomahawk, non è, guarda la dita com'è, non è una fiorentina con l'osso lungo, per favore. È un altro taglio, un altro pezzo del manzo, un altro pezzo della nostra mucca, che si è immolata per il nostro gusto, grazie mucca. Quindi, dovete chiedere al macellaio, costa molto, come costo al chilo, ti fa arrabbiare perché ti paghi anche un bel pezzettone di osso. Questi qua che vedi sul tavolo sono circa 800-900 grammi di Tomahawk, questo taglio giusto va dagli 800 al chilo e 100, al chilo e 2, però guarda qua che bella che è, eh? Questa qua è la bistecca di Portosauro, quella degli antenati, dei Flintstone. Sul tavolo cosa vediamo? A parte la moca che abbiamo fatto un po' sparire, il solito sale, pepe e olio con cui adesso facciamo la preparazione velocemente, non mi stancherò mai di spiegartela, la rivediamo, asciughiamo e prepariamo. Poi abbiamo la carta stagnola, perché quando abbiamo finito 10 minuti in carta stagnola, perché la metteremo in fuoco diretto, caldissimo, il più caldo possibile, oggi faremo un 4-4-2-2, ripeto, 4-4-2-2, con l'aspetto e con il peso che c'è, e su una faremo del burro, dove mettiamo dentro aglio, cipolla, un pizzico di peperoncino, del sale, lo mantechiamo e lo avvolgiamo nella stagnola dei 10 minuti di riposo dopo la cottura. Bene, grazie assistente Pelle di Luna, ti do moca. Così la puoi portare via, che l'abbiamo dimenticata, a dopo. E adesso incominciamo con la preparazione della bistecca. Eccoci qua. Prepariamo la carne. Non mi stancherò mai di dirlo. Asciughi, asciughi, asciughi. Un filo d'olio. Sopra il sale. Il pepe. Lo battiamo. E poi lo buttiamo in griglia. E comunque, non dimenticate. Se ti piace il video, metti like, condividi. E iscriviti al canale. Mi raccomando. Andiamo a preparare la nostra carne. Delle tre bambine, anzi. Adesso mantechiamo un po' il burro, che come ti ho detto lo lasciamo un po' riscaldare a temperatura ambiente con aglio, cipolla, pizzico di peperoncino, del sale. Aglio non ho messo abbastanza perché voglio un sapore con l'aglio, e poi metteremo sulla più piccolina, che è questa qua che vedo centrale, quando lo mangiamo nella carta stagnola, quindi lo lasciamo lavorare così. Eccoci qua, barbecue 250, adesso ti faccio vedere il setup. Zona cottura diretta centrale con l'anello di ghisa,
le bistecche le mettiamo qua dentro e via. Ciao ragazzi, ci vediamo dopo. Fatto, sei visto, ho già preparato qua, giro che c'è la fiamma, scusate, wow, 1, 2, 2, come ti dicevo ho già preparato qua la stagnola, eh? Ragazzi, qua mi stancherò mai di dire, tanta roba, eh? Vediamo finiamo che ci sono fiamme, la stagnola già pronta, il burro già pronto, la prima piccolina che tiriamo fuori imburriamo e impacchettiamo, poi a seguire le altre due. E poi chiamiamo l'assistente Pelle di Luna e proviamo. A dopo. Eccoci qua, amici. Tiriamo fuori la prima che dobbiamo mettere sul burro, quello col sale e l'aglio, la cipolla. Uff, che fumo! Bene, qua levo la pipicina, questa qua. Chi lo sa? Dovrebbe essere questa. Bentornati al nostro canale. Ciao Elena. Proviamo? Assaggiamo? Dai, vediamo un po' cosa c'è qua dentro. Qua dentro abbiamo messo il burro con aglio, sale, detto, un po' di peperoncino. Sentite il profumo d'aglio, ragazzi. L'aglio ho abbondato e si sente. Allora, spostati un po' di se non ti faccio male. Cominciamo a vedere la cottura dentro. Allora, prima quella liscia, poi quella con l'aglio. Dai. Vai. Soffia, eh. Non è calda. Che mi dici? Buona. È buona? Un altro pezzo? Io sì. La carne è molto buona. La consistenza è un pochino più dura del filetto, quindi si avvicina più alla parte di costata come taglio, però è molto saporita e molto buona. Guardiamo questo esperimento qua, che abbiamo un po' corretto. Mentre lei mastica, l'abbiamo fregata, non serve aggiungere sale, pepe, eccetera. Abbiamo aperto un rosso di Montepulciano, con cui vi faccio una buona salute e vi auguro una buona giornata. Ottima idea di farne uno in un tipo e non un altro. Adesso tagliamo, impiattiamo, la famiglia di là ci aspetta. Buon appetito! Ma se ti è piaciuto il nostro video, te l'ho già detto prima, lo ripetiamo, metti like, condividi e iscriviti al canale. Ciao, alla prossima!